rischi di conflitto sociale, ma ancor più disagio sociale. Così il prefetto di Matera, Sante Copponi, sulle case dell'Ater occupate abusivamente. Una situazione esplosa a Marconia di Pisticci con il sindaco che ha denunciato il rischio di una guerra tra poveri, tra chi aveva ottenuto l'assegnazione di un tetto dopo anni e chi lo ha occupato. Ma uno non può aspettare mesi e mesi e poi perdere il diritto acquisito di una casa. Nel mirino finiscono i lavori di ristrutturazione che non consentono l'utilizzo immediato del bene dagli assegnatari. Ma l'Ater dice che è vincolata dai tempi di autorizzazione della Regione. Un atto approvato a marzo e notificato a maggio. E poi c'è il rispetto delle norme. Fin quando facciamo la progettazione, le gare d'appalto, perché siamo un ente pubblico, quindi abbiamo delle norme da rispettare, passa un po' di tempo. Stiamo cercando in un mese, manco e mezzo, di fare i lavori necessari. Tempi tecnici, insomma. Ma per il Comune tempi non compatibili con l'emergenza sociale in atto. La burocrazia non può entrare in tutto e bloccare tutto, non va bene così. Così il tavolo del prefetto di questa mattina, anche con le forze dell'ordine, per cercare una soluzione. Si può evitare l'occupazione se si interviene in flagranza. Però per intervenire in flagranza, cioè quando si sta verificando l'occupazione, occorre ovviamente raccordarsi, mettere in piedi un sistema che consenta di intervenire tempestivamente. Per il futuro si pensa a una rete di controllo con le forze dell'ordine allertate e sistemi di sorveglianza a distanza. Ma c'è da gestire anche l'aspetto sociale delle occupazioni in atto. È un problema sociale perché ci sono famiglie con minori che si trovano in situazioni di degrado, cioè alloggiate in situazioni di degrado. Per affrontare questo problema non possiamo lasciare soli i sindaci.